No, non ho fatto una giunta con nomi come fece anche qualcuno del passato presentando accanto, no. Io ho fatto una giunta di gente che ha dei requisiti fondamentali: voglia di lavorare, di lottare e di sudare, e che prova amore e passione per questa terra e che si sente coinvolto in questo processo di crescita. A volte le operazioni di facciata non portano da nessuna parte, è molto più importante avere tanta gente operaia, come mi sento io, che vuole lavorare, che vuole sudare, che vuole sgobbare per costruire qualcosa di serio e di importante. Io penso che questo sia il messaggio più utile oggi e necessario per costruire questa nuova Calabria. Va avviata una serie politica di professionalizzazione del personale, di razionalizzazione delle spese, perché credo che ci siano molti sprechi, e quindi un ordine, una macchina disordinata che, anche per come è distribuita dal punto di vista delle unità operative sul territorio, crea disfunzione, poca trasparenza e quindi poca efficienza. È una delega importante, spero di essere all'altezza della situazione, comunque non mancherà il mio impegno. Infatti stavo dicendo ai suoi colleghi prima che stiamo già valutando da lunedì mattina di metterci al lavoro, all'opera, e quindi vedere risposte concrete come siamo abituati ai cittadini calabresi. Credo che la cultura è un elemento strategico per promuovere l'economia, per promuovere la democrazia, per contrastare senza quartiere la criminalità organizzata. Credo che in questo modo, seguendo le indicazioni del Presidente Scopelliti, potremo fare ispirare nella Calabria un vento nuovo, il vento appunto di Scopelliti. Che è un mix tra giovani e anche gente di esperienza. Io penso che il presidente Scopelliti abbia già lavorato benissimo, già da questi primi atti, dando testimonianza, ecco, che quel voto ricevuto dai calabresi è così forte, così massiccio dal punto di vista rispetto anche alla coalizione di centrosinistra. Partiamo subito bene, adesso al lavoro per aggredire i grandi temi della Calabria: sanità, ambiente, disoccupazione, fondi comunitari, innovazione della pubblica amministrazione. Sono temi fondamentali che devono essere aggrediti e soprattutto devono trovare risposta immediata.